Ciao a tutti ragazzi, Bella lì e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Resident Evil 4 Remastered. Dunque, nell'ultimo video abbiamo visto l'altra versione di Regenerados, quella con gli spuntoni che hanno più punti deboli da colpire e soprattutto il punto debole dietro la schiena, che quello è molto rognoso da colpire. E l'unico modo per colpirlo è appunto lanciare un accecante, correre dietro e sparare, o eventualmente sparare le taniche esplosive appunto per stordire il Regeneradores, scusate. Abbiamo sbagliato a pronunciare il nome, andare dietro sempre e colpirlo, ma non è così facile. E in più c'è stato un pezzo dove dovevo mettere Ashley lontano, una rottura di palle, quello dove c'era la lava sotto, e con la palla c'era da distruggere la porta, no? Prima di continuare, vi ricordo, come al solito, di condividere il canale sui social con i vostri amici se vi piace. Proseguiamo con la nostra avventura, ragazzi, vediamo dove riusciamo ad arrivare oggi. Welcome. Tra l'altro, come siamo messi a Pesetas? Neanche. Vediamo se vale la pena fare qualche ottimizzazione. Anzi, fatemi vedere se posso. Ma devo dire che non siamo messi male con le ottimizzazioni, eh. Cioè, sinceramente, per ora lascerei così invariato tutto. Potrei potenziare al massimo il lanciamine. Ma Is that sì, all, dai. stranger? Thank you. Come back E anytime. adesso dobbiamo fare tutto sto pezzo qua. Ah già, ok, qua dovete mettere qua lei. Wait. Farla aspettare. E tirare insieme. Sono un coglione, perché sono un coglione. Devo premerlo, ragazzi, quando c'è arriva al verde. No. Ah, devo aspettare, perdonatemi, non me la ricordo, mi è venuto in mente, devo aspettare che diventa verdi probabilmente. Cosa cazzo devo fare? Cazzo ragazzi, non me lo ricordo sto pezzo. Ah! Proprio nell'istante in cui si accende il tondino, premere, ok. Mamma, sto pezzo. Sto pezzo è veramente una rottura, ragazzi. Carichiamo questo. Sto pezzo è piuttosto rognoso, qua può essere che mi incazzo un po', Benissimo, però lo spray di pronto soccorso. E direi che possiamo procedere. Cure comunque ne abbiamo. Perché arriveranno i nemici, sì, Livezumi, lascia fare a me, cioè Ashley che guidava sto coso non me la ricordavo, veramente top. Cioè mi ricordavo sto pezzo ma non mi ricordavo guidasse lei effettivamente. Non mi ricordo se i nemici arrivano solo da dietro o anche da davanti, Ok, da dietro. Ok. Tre in un colpo solo, benissimo. Non vedo perché non sfruttare questo. Bravo. Qua è rischioso, potrei per dire anche fare il suplex. Ma mentre faccio il suplex potrebbero esserci dei problemi. Ah. Nel senso che faccio il suplex, no, magari sarà un altro nemico, e mentre sto facendo il suplex, appunto, vengo colpito. Questa carichiamola. Ops. Ops. Ma usiamo la mitraglietta finché ce l'ho. No!
Oh merda, però qua la situazione inizia a diventare... Vediamo, ce l'ha una granata. Perfetto. Qua è una buona occasione anche per sfruttare il lanciamine eventualmente. Questo potrei spararli, ma è abbastanza inutile. Ah, non ho cambiato il mirino, ragazzi. No. Cazzo. A quello devo sparargli, penso, eh. Oh! Altrimenti ci uccideva istantaneamente. Un po' come quando è successo, vi ricordate, all'inizio, che c'era il camion, dopo che eravamo usciti dal villaggio, no? Sono abbastanza fragili sti nemici, devo dire, rispetto ai soliti. Oh cazzo. Non me la ricordavo, ragazzi, non me la ricordavo sta cosa. Merda. Mi sono preso un colpo. Adesso un problema forse, perché dobbiamo attivare le leve e, se non ricordo male, c'è la rottura di cazzo che possono rapire Ashley. Non ne sono sicuro, ma può essere. E più che altro, se dovessi perdere qui, spero che il checkpoint me lo calcola da adesso, non dall'inizio, perché sarebbe una gran rottura di coglioni, eh. Però non posso ancora scendere. Ah, vi faccio notare anche adesso com'è diversa la visuale di gioco rispetto all'inizio, dove si vedeva a metà corpo di Leon, eh? Poi quello cambia in base anche all'area, eh? Discorso della visuale. Merda. Qua ho fatto una puttanata. Ok. Non ho letto. Dietro. Vanno a prendere Ashley, non mi ricordo. Mi sa di sì, cazzo. Merda. Oh! Ok. Cazzo, non sono un piede, non ho controllato se c'erano tesori da prendere, però no, non erano segnati, ok. E ora altro pezzo mi sa da fare, eh. Non è finita qua, infatti non è finita qua. Oh! Questo pezzo comunque è figo, eh. Ok. No, non voglio sprecare il cecchino.
sai. Merda! Da dove? Mi sono preso un colpo. Ma vieni, ma vieni. Pensavo di non aver fatto in tempo. Oh, che belle le tue tettone, Ashley. Io sai che adoro le tue tettone, vero? Allora, a parte gli scherzi. E questo l'abbiamo fatto. Comunque veramente bello rigiocare Resident Evil 4, ragazzi, è veramente veramente bello. Poi dopo anni, no, comunque sapete, rigiocare un gioco dopo anni, anche se lo conoscete, c'è comunque la sua difficoltà. Infatti sono morto un bel po' di volte. Allora, lì c'è un tesoro. Io direi, quanto siamo di video? Io spero di riuscire a fare tutto sto pezzo e arrivare al salvataggio lì. Però mi devo muovere. Allora, innanzitutto apriamo questi e recuperiamo le pesetas. E le varie cose che ci sono in giro. Non vedo l'ora di marzo per vedere cosa hanno fatto col remake. Ah, bene. Questa è la seconda pietra che verrà andrà abbinata con la lince dorata. Bene. Allora, mi pare di aver preso tutto qui dentro. Non mi sembra che ci sia nulla da leggere. Un secondino. Welcome. Got a selection of good things on sale. What are you selling? Non è che ho roba da vendergli, eh. Lo smeraldo glielo posso vendere così, vabbè. Anytime. Niente, io direi di andare avanti sperando appunto di riuscire a fare tutto il pezzo e arrivare al salvataggio. I can feel them growing ever so strongly inside you. Sadler! Perhaps you can resist, but you cannot disobey. Now, come to me, Ashley. Taticissimo Leon. Io le avrei lanciato una mina piuttosto che la ricetrasmittente, visto quanto rompe le palle. Vai, ovviamente sono ironico. It's already begun. Qua è finito il capitolo, ragazzi. Sono morto 19 volte. Il nostro piano, tra l'altro guardate Vittorio Mendes. Per colpa di quella gente abbiamo perso Mendes e Ramon. Ciononostante tutto proseguirà secondo i piani. Devo ammettere che la perdita dei miei uomini più fidati potrà causare problemi, ma bisogna proseguire. Non sarà facile sostituirli. Devo scegliere con oculatezza, poiché la plaga influenza la volontà dell'ospite. Se scelgo male i miei uomini, questi potrebbero tradirmi. Ho bisogno di gente di cui fidarmi. Il tradimento di Sara mi è servito da lezione. Non commetterò di nuovo lo stesso errore. In questa ora così importante, nessuno intralciare i miei piani.
Allora, già sento nemici che rompono i coglioni. Sento il rumore dell'arma. What's the news on our friend Leon? Krauser. The sample? Sadler's got it. It seems he sniffed out our little game. Perfect. Just so we understand each other clearly, I don't trust you, nor does Wesker. If you try to do anything clever, I will kill you. Is that so? You know, I met Wesker long before you. We'll see soon enough if you did. Yeah, we'll see. Tanta roba, Krauser. Bel personaggio, tra l'altro, vabbè, ve lo dico, tanto non è che uno spoiler, anche se è la prima volta che vedete la serie, la state vedendo da me, sarà un boss e sarà veramente tosto. Ricordo che era molto efficace il coltello contro di lui. Se qua volendo posso fare il tiro bersaglio? No, vabbè, andiamo da giù. Merda! Arrivederci. Se aveva il mal di testa gliel'ho fatto passare. Ops. Qua dietro. Merda. È qui dietro, eh. Ho abusato. Ci sono pure quelli con le frecce che mi stanno particolarmente sul cazzo. Ma vuoi morire? È una plaga. Devo aspettarmelo fosse una plagas. Oh! Direi, eh. È che non riesco a colpirlo da qua. Ma tua mamma, quella grande. Ok. Facciamo così, va. Te vuoi ammazzare? Come cazzo faceva a sparare lì? Morto, mi auguro. Qua dovete stare sempre in movimento, perché altrimenti vi colpiscono ste merde. Lì mi ha lasciato le munizioni. Ok, morto. Fatemele prendere prima che scappariscano, prima che mi dimentico. Cazzo! Non l'avevo visto quello scudo. Poi dove cazzo è uscito? Cioè, vabbè. Che palle. Ancora vivo. Potrebbe essere un'altra plaga. No. Ok, levati dei coglioni. Infatti. Tutto qua? Yes. Andiamo avanti. Bene ragazzi, qua attenzione perché dovremmo premere i tasti per evitare i colpi, ve lo dico già. Potrei anche sbagliare effettivamente. Bella sta scenetta, chissà come sarà fatta nel remake e se ci sarà soprattutto, ma penso di sì. Ok, non è finita, occhio ragazzi. C'è da premere altro, eh. Died in a crash 2 years ago. Is that what they told you?
You're the one who kidnapped Ashley. You got John quick, as expected. After all, you and I both know where we come from. What do you want? Sembra facile, ma è un attimo sbagliare e confondersi. Leave Ashley out of this. Oh, I needed her to buy Sadler's trust in me. Like you, I'm American. You got her involved just for that? È forte, Krauser. Enough talk. Die, comrade. Occhio perché qua cambiano i tasti. Perfetto, dovremmo aver finito. In teoria. Well, if it isn't the bitch in the red dress. Looks like we have the upper hand here. You may be able to prolong your life, but it's not like you can escape your inevitable death, is it? You knew each other? More or less. Maybe it's about time you told me the reason why you're here. Maybe some other time. Enjoy the reunion with your old friend? As a matter of fact, I did. Wonderful. I wouldn't want my special guests on the island feeling unattended. Guess I'm supposed to thank you, right? Ah, I have an idea. Since you're here, why don't I introduce you to it? It should keep you busy. Can't remember the name, huh? A senior moment, perhaps. Oh, no. Enjoy the fun. No, minchia, c'è il pezzo che penso io, spero di no. Cazzo. Sì, ragazzi, ricordo questo pezzo. Qui ci sarà un boss figo, molto figo esteticamente, però posso dire che è abbastanza una rottura di coglioni, eh. Mi dà molto fastidio quel boss lì. Comunque qua se sbagliavamo l'input durante appunto diciamo questo filmato interattivo morivamo e dovevamo rifare. Chissà nel remake come sarà fatto, se sarà così, se sarà uguale o se invece avremo proprio un combattimento in prima persona, cioè nel senso dove saremo noi a fare proprio la boss fight. Sarebbe bello, eh. Sarebbe figa una boss fight magari fatta solo col coltello. Però vabbè, è ancora presto per parlarne appunto. Anche perché uscirà a marzo il remake di Resident Evil 4. Ah, cazzo, qua c'è il pezzo. Qua c'è il pezzo dei laser. Devo stare attento. Ora? Oh, merda. Occhio, adesso. Oh cazzo. Ok, schivare L2R2. Non è finita però. Non mi ricordo cosa devo fare, ragazzi. Forse devo andare indietro. O se passo muoio in teoria. Ah no, ok, c'è da fare un po' di schivate di fila. Figo. Ok. Grazie al cazzo, lo vedo anch'io. Ops. Cosa devo fare?
Ok, le 2R2 è uscito velocemente però. Meno male. Qua ero morto la prima volta. Ero morto male. E occhio perché qui c'è il tesoro, ed è proprio là. Controllate sempre la mappa, tanto sono segnati sulla mappa comunque la stellettina, no? Sono molto indeciso, non ho fatto molto in questo video, sono molto indeciso se fermarmi qua o se azzardare sto pezzo. Il problema è che se azzardo sto pezzo, vedete, poi c'è da fare anche, mi sa, la... Infatti che dice il negoziante, posso salvare là, vabbè, appunto. E fare questo pezzo la prossima volta. Che altro non vorrei non starci dentro col tempo. Vabbè, bando alle ciance, andiamo avanti. Qua dietro c'è qualcosa. Prendere. Prendere. Ah. Ah, guardate. Ok. Bene. Prima di qua. Infatti. Allora. Qua non ho molta scelta, nel senso che o salvo o rischio di andare avanti e andare avanti fino al prossimo salvataggio, ma non so se faccio in tempo, cazzo. Sono molto indeciso a riguardo, ve lo dico. Prova memoria di Luis 4, minchia 7 pagine. Ecco quello che ho scoperto sulle Plagas. Le Plagas hanno tre caratteristiche. 1. Come riportato in precedenza, le Plagas sono in grado di manipolare il comportamento dei loro ospiti. 2. Le Plagas sono organismi sociali, poiché non vivono isolate, ma in un'organizzazione sociale organizzata. Probabilmente hanno anche un'intelligenza collettiva. È un comportamento comune tra gli insetti come le api, ma è raro tra gli organismi parassitari. Forse le Plagas lo hanno imparato da altre specie. Sto cercando di capire se esiste un collegamento con la loro prima caratteristica. 3. Le Plagas si adattano in maniera molto rapida, possono sopravvivere in numerosi organismi, creando rapidamente un ambiente simbiotico. Tale abilità e il comportamento sociale consentono loro di creare interazioni tra gli ospiti. Purtroppo devo ammettere che, accecato dall'interesse per le Plagas, ho ignorato le vere intenzioni dell'Illuminados. Nonostante sapessi che Sadler avrebbe abusato dei risultati degli esperimenti, non sono riuscito a fermarmi. Di conseguenza, sono responsabile di questo guaio, tanto quanto lui. Riuscirò a fermare da solo i suoi piani diabolici? Questo chi che l'ha scritto? Louise? Allora. Benissimo. E facciamoci un'altra cura completa. Direi che con le cure siamo messi veramente bene, per quello non è un problema. Welcome. Got some rare things on sale, stranger. What are you buying? Però costa tanto, vorrei aspettare a potenziarla. Cioè, adesso non mi va di spendere 70.000, sinceramente. Oddio, col boss che c'è adesso non sarebbe neanche male fargli il potenziamento al fuoco, Is that all, Ah stranger? sì, dai, vaffanculo. Thank you. Potenziamola. Come back anytime. 29 minuti, ripeto ragazzi, purtroppo le tempistiche non lo so, potrebbe andare qualcosa storto, potrei non fare in tempo. Sto temporeggiando tanto, ne sono consapevole. Però poi c'è la boss fight, una volta arrivati lì, mi sa che parte la boss fight e poi dopo possiamo andare avanti.
Ragazzi, preferisco fermarmi qua, dai. È vero, non ho fatto molto in questo video, ma carichiamo tutto. Almeno sono pronto per la prossima volta. Questo carico al massimo. Sì. Minchia, meno male che non ho premuto il grilletto perché quello si può ammazzare, vi ricordo. E dopo non so se torna in vita il mercante. E siamo a posto per la prossima volta, ragazzi, eh. Quel boss lì non mi ricordo il nome, ma è veramente fastidioso, ripeto. Anche l'arena della boss fight è una rottura di coglioni. Perché inizialmente sarà qua. E poi, se non sbaglio, vedete, la boss fight verrà qua. Poi la chiusura della boss fight sarà qua, se non ricordo male. Comunque, ragazzi, preferisco fermarmi e salvare. Perfetto. Bene ragazzi, spero che questo video di Resident Evil 4 Remastered vi sia piaciuto. Alla prossima. Bella lì.